Ciao amici di Music Off, oggi un appuntamento molto particolare con due degli strumenti della collezione di Tomassone, con 58 Corina, Flying V e Explorer. Ciao ragazzi, benvenuti, oggi ci divertiamo di brutto con due strumenti veramente un po' alto livello, che dici Mike? Sì, benvenuti a tutti, sono due strumenti particolari, non due strumenti che si trovano diciamo tutti i giorni, sono degli strumenti in corina che rappresenta in realtà un grande marchio di fabbrica di Gibson negli fine anni 50, nel 58, proprio per questi due esemplari che vedete qui, quindi la Flying V e la Explorer, che sono poi passati alla storia questi due strumenti nella loro prima costruzione, perché hanno utilizzato questo legno particolare che viene preso in Nord Africa e che potrebbe a un occhio inesperto sembrare un mogano, poi in realtà ha delle caratteristiche un pochino differenti. E essenzialmente questi sono due strumenti che Gibson, chiaramente la divisione Custom Shop di Gibson, ha riproposto recentemente, quindi come reissue di questi due strumenti prodotti nel 58 in pochissimi pezzi, anche oggi ne producono veramente pochi. Quindi si tratta di due chitarre fantastiche, chiaramente iconiche anche nelle forme, perché poi Flying V e Explorer l'abbiamo visti poi nel corso degli anni in mille salse diverse, riproposte come anche strumenti hard rock e così via. In realtà nascono come strumenti che a me piace definire come macchine da blues, perché poi se guardiamo i primi grandi artisti che hanno iniziato ad utilizzare queste chitarre, viene ad esempio in mente Albert King, ma lo stesso Hendrix l'ha utilizzata tanto, la Flying V ha utilizzato spesso e volentieri, insomma ci vengono in mente grandi protagonisti del blues. L'abbiamo sentita in questo caso nelle sagge mani di Alberto, che ce l'ha riproposta un po' in quella salsa lì. Mi avete costretto, in realtà io volevo fare subito gli Scorpions. Esatto. Però mi avete convinto. L'ho portato sulla retta via. Esatto, mai convertito. Io chiederei subito ad Alberto quali sono le sensazioni con uno strumento del genere in mano. Allora, premesso che è una chitarra molto particolare come forma, quindi richiede un minimo di adattamento sul bilanciamento, eccetera, ma questo
è proprio il tipo di strumento che lo richiede. Diciamo che suonandola in piedi contracolla è più semplice, più semplice. Certo. Se no a molti piace mettere la F-Line V a incastro. Esatto. Bravissimo, a incastro tra le due gambe. Io do una botta, mi ti devo preparare un assegno. Sì, poi ne parliamo dopo. Ne parliamo col tuo assicuratore. Tra l'altro volevo far notare questa finezza del rubber, sì. Come si dice? Antiscivolo. Io vado subito sull'inglesismo, sì, sì, sì. Perché sai, deformazione, però è, effettivamente ha un suo senso, la chitarra almeno non scivola. Eh sì, perché chiaramente l'unico appoggio sulla gamba è un appoggio in obliquo, quindi chiaramente potrebbe tendere a scivolare, considerando sì. Poi le verniciature nitro molto sottili che tendono anche a essere abbastanza molto effetto scivolo, saponetta in questi sì, casi, esatto. Ci vuole. Le cose che notavo invece da un punto di vista timbrico, che ne discutevamo anche prima, è che lo strumento ha un'uscita molto bassa, esatto. Quindi si configura ad essere uno strumento definito come timbro, perché in genere più alta è l'uscita dei pick up più lo strumento sgrana, no? Invece certo. Questo è molto nitido, infatti è bellissimo suonarlo con le dita. E l'altra cosa che notavo è che si vede la liuteria pregiata, perché comunque la tastiera suona tutta allo stesso modo, cioè ogni nota ha la stessa pressione sonora, è micidiale. Perfino qua giù, cioè suonano tutte uguali, con la distorsione un po' più difficile da sentire, ma si capisce dal fatto che il gain non cambia. Sì, sì, io diciamo che a me piace definirle, ma non solo a me, macchine da blues. Proprio in questo senso, poi per quello che hai detto subito all'inizio, cioè uno si aspetta di avere uno strumento con molta più grinta sotto le dita, dalla molto più gain, dalla forma, meno, sì. Quando in realtà sono chitarre che a me piace definire anche educate, molto educate. Sì, e hanno chiaramente il discorso della liuteria, qui stiamo parlando della massima espressione liuteristica ad oggi di Gibson, quindi parliamo chiaramente di strumenti molto pregiati. Tra l'altro adesso io non ricordo, non ho i numeri precisi sotto mano, ma stiamo parlando di pochissime chitarre prodotte, pochissime chitarre distribuite in Europa, di cui ancora meno in Italia, chiaramente. Certo. Allora il discorso è questo, diciamo che perché sono così particolari, perché questo discorso del Corina piuttosto del Mogano, perché poi chiaramente la 58 Reissue Flying V come l'Explorer sono state riproposte da Gibson negli anni precedenti in tante versioni diverse. Ti faccio un po' di colonna sonora. La colonna sonora è veramente una perla, proprio ci ricollega immediatamente al suono. Solo che diciamo che negli ultimi, anzi quasi tutte le annate in cui Gibson ha riproposto questi due strumenti nelle versioni 58 erano riproposte in Mogano. Il Corina invece è un legno molto particolare ed è passato alla storia soprattutto per queste due chitarre qui, proprio perché nel 58 Gibson produsse per la prima volta questi due strumenti e li produsse in un pezzo, in un numero di pezzi al tempo congruo per una prima produzione, che oggi però ci sembrano dei numeri molto limitati. Infatti erano 100 pezzi in tutto tra Flying V e Explorer, divise addirittura in 19 Explorer, quindi decisamente meno Explorer, e 81 Flying V in assoluto. Tant'è che questa è uno dei motivi per cui ad oggi nel collezionismo questi due strumenti, soprattutto l'Explorer per questo numero limitato di numeri, tendono a essere chitarre veramente veramente molto ricercate. Diciamo che averle riproposte un po' nella stessa salsa Reissue fa molto gola, perché chiaramente abbiamo uno strumento quanto più simile possibile a quello prodotto a fine N50 da Gibson per la prima volta. E quindi sono chitarre decisamente particolari, decisamente. A livello tecnico, al di là del Corina come corpo e manico, abbiamo una tastiera in palissandro. I pickup sono pickup Custom Bugger, che ricordo essere la linea di pickup di Puff che produce Gibson, dedicata agli strumenti della divisione Custom Shop. Configurazione con tre potenziometri, di cui sono due volumi per i due pickup, come ci fa sentire Alberto, e un master tono switch chiaramente a tre posizioni. Esatto.
Io tentavo di farlo in tempo reale mentre parlavi. Di la verità che sei stato velocissimo, però te lo posso dire. Ti è piaciuta la colonna sonora? Ti vedevo parlare con un'enfasi diversa. Sì, sì, grazie, sì, sì, al commento. Grazie, grazie. Benvenuti su Reeducational Channel. Cioè. Esatto, un booty. Spingitori di Flying V. Esatto. Allora, io direi di passare a una prova rapida dei suoni, sì, di questa facciamo chitarra. Una carrellatina. E dai, poi ci andiamo a sentire anche l'altra. Anche sì. E buonanotte. Esatto. Anzi, partiamo dal ponte. Io ti tolgo sempre i microfoni, così andiamo più okay. Lisci. Tanto sì. Un sacco, fa un viaggio nella storia proprio in un suono meno di un minuto. Sì. Veramente sotto le mani, adesso perché la sto suonando, sento proprio una risposta immediata tra quello che desidero e quello che succede. Sì, poi io, ecco, a proposito di questo ci tengo sempre a sottolineare che a noi tutti piace fare queste prove, sentire gli strumenti, registrarli, certo. Vedere video su YouTube. Io però invito sempre tutti poi a provarli sotto le mani, perché le sensazioni che giustamente adesso Alberto cerca di comunicarci non è sempre facile comunicarle. E noi cerchiamo di dare a tutti un'idea del perché poi amiamo questo tipo di strumenti, e poi invitiamo sempre tutti a venirli a provare, perché insomma è anche solo un'esperienza, anche solo per cercare di come posso dire, accrescere la propria consapevolezza sullo strumento a livello personale, e quindi poi poter decidere e scegliere il proprio strumento di conseguenza. È come con una ragazza, no? Ti innamori se ci passi del tempo. Sì, certo. È un po' la stessa cosa. Io proverei. Dai, andiamo a provare un bel giretto sull'Explorer, che secondo me ci darà, okay, ci darà anche spazio per qualcosa di un po' più heavy, non che, per carità. Doc si sta annoiando, troppo blues. No, non mi sto annoiando, però cioè, questa shape di chitarra mi riporta alla memoria qualcosa anche di più cattivello. Sì, è da prima che ci chiedi di suonare quel pezzo, adesso te lo allora, suoni. Mentre Alberto la finisce di accordare un secondo, io dico due cose su questa chitarra. A livello tecnico stiamo parlando di uno strumento chiaramente molto simile alla Flying V. È la forma che cambia, chiaramente. Il ponte cambia, perché qui abbiamo il Tunomatic più la BR1 sulla Explorer, mentre sulla Flying V abbiamo la piastra V, tipica delle Flying V. Per quanto riguarda l'elettronica, per quanto riguarda legni utilizzati, tastiera, manico, body e così, così discorrendo, parliamo di uno strumento molto simile. Stessi pickup, stessi legni, stesso discorso sul Corina. Vai Alberto, nelle suoniamo un pochettino. Suoniamo okay. Un po'. Thank you.
Grande, molto bene. Diciamo che se poi questa chitarra ha avuto la sua, come posso dire, rivendicazione negli anni a venire di generi rock più, e metal, pesanti, diciamo, un motivo c'è, cioè, anche da quello che abbiamo lo chiama eravamo partiti tutti, sai, un po' timidi invece. Sai cosa, che anche nonostante poi i legni siano gli stessi, e penso che ci abbia sempre Gaston Bagger, sì, stesso pick up, effettivamente questa, anche sentendola adesso in cuffia, diciamo in diretta dal microfono che sta dentro al boot con l'ampli, cioè si sente che c'ha una punta di acido, di aspro, assolutamente, di cattiveria, sì, più davanti. Non suona uguale, non suona affatto uguale. Questo ci deve far riflettere, anzi ci indica quanto in realtà le chitarre elettriche, la forma, le solid del body, certo, in realtà siano dipendenti, il timbro di questi strumenti sia dipendente poi da quella che è la forma. Assurdo, del body. Quanto conta lo shape. Tantissimo. Ma secondo me anche della paletta. Sì, tante cose, anche dal ponte, in questo caso, certo, il discorso di avere, certo, la corda con la boccola sul back, da dove entra e passa attraverso il body. Occhio Mick, che se ti allontani troppo dal microfono, scusate, non ti sentiamo più. Scusate, invece un sistema con ABR1 e Tunomatic, quanto può suonare diverso. Sì. Questa c'ha più byte, mentre lei è molto più morbida. Lei le, sai, anche sempre... mi viene la stessa sensazione, ovviamente commisurata alla differenza che c'è tra una Strato e una Tele. Quindi, cioè, la Strato in questo caso sarebbe la Flying V, no? Sì. Cioè, mi viene in mente che la Tele effettivamente suona molto più harsh rispetto a una Strato tante volte, forse anche per la massa di legno, cioè qui effettivamente, certo, c'è una bella superficie in più, eh? Sì, la massa di legno fa tantissimo, la forma mi sembra anche lievemente più pesante, quindi presumo c'è ci sia più proprio legno, più legno, c'è proprio, cioè, più legno, il legno è lo stesso, chiaramente, no? Quindi... la forma Explorer ha a livello volumetrico un più utilizzo di legno, e comunque non pesa più di una Les Paul, onestamente, anzi forse un pelo meno. No, però c'è anche da dire che la Les Paul è uno strumento che ha comunque la sua volumetria, e però ha un top in acero abbastanza importante, certo, e l'acero è un legno parecchio denso, più pesante, certo, e quindi tende a essere pesante anche per quel motivo lì. Sì. Manico comodissimo anche in questo caso, note che suonano su tutta la tastiera, però ovviamente parliamo di uno strumento di altissima fascia, certo, quindi certo, diciamo che purtroppo queste sono le cose in cui in genere si distinguono, cioè il fatto che lo strumento suona tutto, ovunque, su tutto il manico, con qualsiasi configurazione di pickup. Certo, sì, quello, diciamo... scusa, dico solo una battuta su questo, ogni tanto si vedono in giro, ma perché spende 4, 5, 6, 7 mila euro ecco su una chitarra quando ne puoi spendere 300 che suona uguale? Scusate, spoiler, non suona uguale. Proprio sotto le mani, no? Mi dispiace, come posso dire, rovinare la festa. No, ma poi sai, tante volte questo è divertente, il fatto dici, vabbè, ma io sfido chiunque a sentire la differenza in ascolto. Sì, ma non c'è soltanto l'ascolto, no? C'è pure io che la sto suonando. No, c'è anche da dire che oggi siamo particolarmente fortunati, o meglio, i giovani che approcciano oggi questo mondo sono particolarmente fortunati, perché magari rispetto a un tempo, oggi sono degli strumenti più economici, sono di assoluto rispetto, anche come attenzione a livello di costruzione, di precisione. Grazie di anche alla tecnologia. Grazie anche alla tecnologia, chiaramente. Certo è che quando si inizia ad andare su questi lidi qui, la differenza viene fuori, se non fosse così. E io volevo sposare il discorso di Thomas aggiungendo un dettaglio importante che ti porta uno strumento così a suonare meglio tu, cioè ti ispira ad essere più musicale, a fare meno e a farlo con più colore, perché lo strumento ti segue, ma anche un po' te lo suggerisce, ti dice, senti, ma suonami di meno, fammi sentire, cioè fammi vibrare. Adesso stiamo andando sull'esoterico. No, però è vero, cioè questa è una cosa importantissima. Se vogliamo togliere l'aspetto un po' new age di quello che sto dicendo, in realtà era esattamente la sensazione che avevo. Albè, suona meno, non serve, fammi sentire come... Sospira. Come canta, no? Cioè, scusa, tanto per esagerare su questo discorso, no? Cioè, anche, ma quello che tu suoni viene soltanto da quello che c'hai dentro, o è anche lo strumento che ti influenza? Cioè, io mi ricordo qualche occasione che è capitato di suonare strumenti veramente di alto livello, ma anche, diciamo, storici, mi viene in mente la 59 originale, una 60 originale, cioè lo senti che le facce che faceva Gary Moore dal vivo... le faceva perché c'era quel suono piaceva, lì, certo. Sì, quindi quello anche ti porta a te suonare diversamente, quindi è inevitabile che gli strumenti siano diversi,
Cioè, certo, abbiamo reso tutta una generazione di nuovi chitarristi più povera. Esatto. Ma molto felice. Ma molto felice. Esatto. Bene, bene. Noi compresi, ovviamente. Sì. Senti, vogliamo dire qualche altra cosa su questi strumenti, Mike? Che nel senso che ho tutto, immagino che siano una tiratura limitatissima. Sono anche in una tiratura limitatissima. Ad oggi fanno parte della produzione Custom Shop. Ora, io sono abbastanza certo, non vorrei dire però una fesseria, passami il termine, che non ci sia ad oggi un numero preciso di produzione di questi strumenti. Credo però che parliamo di prodotti che si attestino intorno ai 150-200 pezzi di produzione totali mondiali? Sì. Mazza, pochissimi. Sì. Anche considerando il fatto che, come dicevo prima, nel 58 100 pezzi, quelli sono rimasti, in qualche modo hanno voluto mantenere, non precisamente nello stesso numero, però una tiratura parecchio limitata di questi prodotti qui. Sai, sarebbe curioso scoprire se hanno mantenuto la stessa proporzione 81-19. Questa è una domanda interessante che gireremo a Gibson nei prossimi incontri, perché sì, era una domanda che era una riflessione che avevo fatto anche io. Non te lo so dire perché ad oggi chiaramente quanti siano più affascinati dalla Flying V piuttosto che dall'Explorer, ci sono forse il filone blues, chiaramente magari è per i motivi che ho detto, di cui ho parlato prima, quindi dei grandi bluesmen che hanno abbracciato questo tipo di strumenti, diciamo che la Flying V probabilmente ha un appeal maggiore. Certo è che poi tutto un altro filone che tu prima hai accennato in qualche modo può essere in qualche modo attirato dall'Explorer, quindi non lo so, lo chiederemo, che poi, guarda, lo faremo sapere. Conoscendo un po' le storie diciamo di quegli anni, anche con altri brand, mi viene in mente che Nulla Ci Manca, che magari hanno scelto di farne 19-81 semplicemente perché gli mancava il ponte di un tipo. Sì, poi non solo, per quello che abbiamo detto prima, essendo la Explorer decisamente più volumetrica, chiaramente per loro era un costo maggiore, certo. E parliamo di strumenti che al tempo probabilmente venivano proposti più o meno allo stesso listino. Poi mi dicevi che il legno non è neanche molto comune, cioè no, non è legno nordafricano il cuorino, sì, no? Sì, nordafricano, quindi zona comunque anche per risparmiare un po' di legno, non solo per il costo ma proprio per la scarsezza. Esatto, quindi sì, ci sono una serie di questi aspetti che probabilmente, come dicevamo con Thomas anche in altri video, tutto nasce da esperimenti, no? Certo, soprattutto in quegli anni. Esatto, soprattutto in quegli anni in cui si iniziava veramente a sperimentare, dei prodotti che a distanza di 60 anni e anche più vengono riproposti esattamente come costruiti la prima volta, che ci affascina molto. Che hanno fatto la storia. Sì. Bene, cari, grazie mille di essere stati con noi in questo viaggio attraverso le 58 Corina Flying V ed Explorer. Un grazie speciale a Mike di Tomassone Roma. Grazie, e ovviamente al bro Alberto Lombardi, che qualunque cosa gli fai suonare va sempre bene, non so com'è. Grazie, ciao cari,